Bella a tutti ragazzi e benvenuti a questo brevissimo ma interessantissimo video. Io sono Xuder e ragazzi, chi è che non la vorrebbe questa? Chi è che non la vorrebbe ragazzi? Questa è la nuovissima, il nuovissimo balletto Boogie Down, che con la patch 5.3 ragazzi viene praticamente regalato ad ognuno di noi. È vero ragazzi, viene regalato ad ognuno di noi, ma per averlo bisogna fare la tanto fatidica autenticazione a due fattori, chiamata più comunemente, tra parentesi, 2FA. Quindi la domanda che ci sorge è: Xuder, ma come caspio faccio a fare l'autenticazione a due fattori che io non sono neanche capace ad avere un fattore? Non c'è nessun problema. Innanzitutto vi dico ragazzi che cos'è l'autenticazione a due fattori, meglio che almeno lo sappiate. In poche parole ragazzi, è una misura di sicurezza ulteriore che ci viene data direttamente da Epic Games e che ci serve per avere appunto una più difficoltà di accesso approvato al nostro account, il che vuol dire ci entriamo sempre e solo noi. Allora, con l'autenticazione a due fattori ci viene dato un codice numerico che noi dobbiamo inserire una volta. Adesso vi faccio vedere dove. Questo codice ragazzi ha una validità limitata. Cosa vuol dire? Vuol dire che se cancelleremo i cookie dal nostro browser, accederemo a Fortnite dal PC di un nostro amico per dire, o da un altro PC, non accediamo a Fortnite per 30 giorni o la prima volta in cui ovviamente ci viene dato il codice di autenticazione, questo codice poi si modificherà e dovremo farne nuovamente richiesta a Epic Games. È una cosa immediata, ce lo danno veramente subito. Passiamo ragazzi però alla cosa più interessante, a quello che un po' tutti vogliamo sapere, che sia: Xuder, come faccio ad ottenere questo codice e prendermi la Boogie Down? Del codice non me ne frega niente, voglio la Boogie Down. Facile, facilissimo ragazzi. Andiamo sul sito di Epic Games, molto semplicemente epicgames.com. Da qui andiamo su Fortnite, ovviamente logghiamo con il nostro account, quindi clicchiamo sul nostro account in alto a destra sulla sezione account. Come vedete ragazzi appaiono una serie di, aspetta che sposto la mia webcam così lo vedete meglio, appaiono di qua una serie di elenchi. Noi dobbiamo andare su password e sicurezza, ok? Una volta che andiamo su password e sicurezza scendiamo, lui ci dice se vogliamo modificare la nostra password, ovviamente inseriamo ma non dobbiamo guardarlo, scendiamo, ecco qua ragazzi, autenticazione a due fattori, eccola qui ragazzi. Allora, l'autenticazione a due fattori può essere utilizzata per aiutarti a proteggere l'account. Qua ci dice che per farla dobbiamo utilizzare un app authenticator, questo bottone qui che voi avete, che adesso io ragazzi non posso cliccare perché l'ho già fatto, voi lo potrete cliccare. Una volta che cliccate su attiva l'app Authenticator, vi si aprirà una pagina dove vi dice, non me la ricordo, facciamo che la disabilito, che me ne frega. Clicchiamo su attiva l'app Authenticator, dobbiamo inserire il codice di sicurezza. Questo codice di sicurezza ragazzi ci viene mandato sulla, almeno per me è stato mandato alla mail, altrimenti possiamo fare scarica, installa un'app authenticator per il tuo telefono, noi ci clicchiamo tranquillamente, lui ci dice che le applicazioni che possiamo scaricare sono Google Authenticator, LastPass Authenticator, Microsoft Authenticator o Authy. Ma io vi consiglio a questo punto, se non vi dovesse arrivare via mail, cosa che in realtà dovrebbe arrivarvi, basta semplicemente utilizzare il QR code. Che cos'è il QR code? È praticamente un link, in poche parole. Se noi ragazzi, come si dice, andiamo sul Play Store e scriviamo QR, lettore QR, scarichiamo il primo, lo installiamo e con il cellulare, lui quando lo aprite apre una fotocamera, con il cellulare ci mettiamo a fare una fotografia, non a fare una fotografia,
ci mettiamo lì vicini con la fotocamera, lui automaticamente fa una specie di foto, vi manda ad una pagina dove c'è un codice, quel codice va inserito qui. Una volta che il codice l'avete inserito, aspetta che vi faccio vedere il qui dov'è, eccolo lì. Una volta che il codice l'avete inserito lì, cliccate su attiva e automaticamente avrete l'autenticazione a due fattori. Questo farà sì che una volta che voi poi tornerete su Fortnite, chiudete Fortnite ovviamente, ritornate su Fortnite, avrete la possibilità di avere il Boogie Down. Io spero che questo video vi abbia aiutato a scaricare e ad ottenere la vostra emote personalizzata. Vi ringrazio per averlo guardato, un bacione grande, noi ci vediamo in live. Ciao!